Buonasera, continuiamo la nostra esplorazione della filosofia e della scienza del Novecento. Oggi comincerò a parlarvi dei cosiddetti epistemologi post-popperiani, cioè di quegli epistemologi che, discepoli di Popper, ne hanno modificato il pensiero, considerandolo un punto di svolta nella storia dell'epistemologia stessa. Parliamo di epistemologie post-positivistiche, cioè di epistemologie che hanno superato quella mentalità positivistica che voi avete imparato a conoscere sin da quando avete studiato quel movimento all'interno della filosofia del XIX secolo. Le caratteristiche generali di questa epistemologia post-positivistica sono le seguenti che voi trovate sul vostro libro. Innanzitutto sono anti-empiriche e antifattuali, perché secondo loro le esperienze empiriche, cioè la conoscenza dei fatti, sono possibili soltanto all'interno di un quadro teorico e concettuale. Vi faccio subito un esempio. Vedere il sole che sorge, per chi crede che la Terra è ferma, è un'esperienza che attesta la validità della sua convinzione. Ma oggi, quando noi sappiamo che la Terra in realtà si muove attorno al sole, il nostro vedere che il sole sorge, per noi non dimostra assolutamente nulla. Anzi, in senso proprio, è un'esperienza ingannevole perché noi percepiamo un movimento che è di un altro astro e non del nostro pianeta. Un'altra caratteristica è la configurazione storico-concreta del sapere scientifico, cioè in poche parole l'idea che la scienza si evolve, si trasforma, si involve, cioè arretra, nel corso del tempo. Ragion per cui è importante non soltanto fare scienza, ma fare anche storia della scienza, per capire le connessioni che nelle varie epoche hanno avuto le varie teorie. Un'altra caratteristica è la presenza di condizionamenti extrascientifici nello sviluppo della scienza stessa, che sono, tanto per dire, le visioni, le emozioni, le idee, i presupposti ideologici che ogni uomo e ogni epoca e ogni cultura hanno e che alla luce delle quali e che a loro volta influenzano, chiedo scusa, lo sviluppo di una teoria scientifica. Fare scienza nel Medioevo è completamente diverso di fare scienza oggi, oppure nel Rinascimento, o come poteva essere nell'antica Roma. E questa è una cosa talmente evidente che forse non ci sarebbe neanche bisogno di spiegarlo. Però noi siamo portati istintivamente a credere che solo noi facciamo una vera scienza e che quelli del passato facevano una cosa diversa. Quelli del futuro potrebbero pensare la stessa cosa. La verità è che la scienza è, come tutte le discipline umane, storicamente condizionata e per capirne i risultati, oltre che i procedimenti, bisogna conoscere il contesto in cui essa viene sviluppata. Ulteriore caratteristica, l'esclusione di una base empirica neutrale. Cioè non esistono esperienze che per loro natura siano tali da poter o verificare o smentire una teoria scientifica, quindi si va oltre il principio di falsificabilità di Popper, come avremo modo di vedere. Una teoria non è più scientifica se può essere verificata, ma nemmeno se può essere smentita, cioè ci può essere una scientificità che va al di là dello stesso riscontro empirico, sia se è concepito come rafforzativo della teoria, sia se è concepito come demolitivo di essa. Naturalmente, un'altra caratteristica è la negazione di un metodo fisso, perché i metodi della scienza cambiano così come essa cambia nel corso del tempo. E ancora, come ulteriore conseguenza, come ulteriore postulato, in queste epistemologie si rifiuta il mito della ragione e si ridimensiona il valore conoscitivo ed esistenziale della scienza. Cioè, finalmente, permettetemi, ci si libera di quella idea tipica della modernità, in particolare del tardo 800 e del primo 900, che l'unico vero sapere è quello scientifico e che la ragione sia la guida suprema che non può mai sbagliarsi, la ragione dei confini molto labili, il metodo scientifico è appunto in realtà un qualcosa che non esiste perché ce ne sono tanti di metodi e di conseguenza affidarsi alla scienza non risolve i problemi dell'esistenza umana più di quanto non possa risolverli la filosofia, la letteratura, la fede o quant'altro. Ulteriore caratteristica, la propensione a considerare le teorie non in termini di verità, bensì di consenso. Ossia, le teorie scientifiche sono tali non tanto perché spiegano veramente come le cose stanno, che poi è impossibile, ma perché convincono più persone. Per cui, in poche parole, quando Galilei contestava le dottrine di Aristotele e di Tolomeo, sfidava la scienza nel comune sentire dell'epoca.
Soltanto in seguito si affermò lui come scienziato. Questo non significa che Galilei non sia stato un grande personaggio nella storia della cultura, significa soltanto che bisogna separare l'idea della scienza dall'idea di colui che la fa progredire o che in ogni caso la coltiva, perché in molti casi può succedere che colui che coltiva la scienza sia respinto proprio dal mondo culturale e dall'opinione pubblica, così come possa essere anche accettato. Infine, ultima caratteristica. L'epistemologia tradizionale viene contestata soprattutto con i suoi classici interrogativi, cioè che cos'è la scienza, qual è il suo metodo e quali sono i criteri per il progresso. Sono domande che perdono senso dopo Popper perché abbiamo tanti tipi di scienza, tanti tipi di metodo e diversi obiettivi per ognuno di essi. Fatto questo rapido commento sulla scorta delle caratteristiche che il vostro stesso libro indica come peculiari delle epistemologie popperiane, post-popperiane, vi parlo del primo Thomas Samuel Kuhn, il quale modifica il pensiero del suo maestro, del quale peraltro, insomma, al quale peraltro di poco sopravvisse perché morì nel 1996, modifica il pensiero del suo maestro proponendo come teoria della scienza non quella della falsificabilità, ma quella del paradigma e della rivoluzione scientifica. Mi spiego, è molto più semplice di quanto possa pensare, possa sembrare. Secondo Kuhn, ogni epoca ha un certo numero di dati empirici, ma anche deduttivi, che potremmo dire matematici, da mettere insieme per costituire una visione unitaria dei vari problemi e di tutti i problemi insieme. Quindi ha varie, diciamo così, ha un materiale, chiamiamolo in senso lato, a disposizione, in relazione ai problemi e alla conoscenza della natura, biologica, chimica, fisica, astrofisica e quant'altro. E tutto questo materiale deve assumere una coerenza in un'interpretazione fatta dalla mente umana. La disposizione di questo materiale all'interno, appunto, di uno schema che sia adatto ad interpretarlo si chiama paradigma o modello. Facciamo l'esempio più importante di tutti, quello della rivoluzione cosmologica. Aristotele e Tolomeo conoscevano l'universo, o meglio, concepivano l'universo secondo il paradigma geocentrico, perché siccome con i loro occhi vedevano il moto degli astri attorno al nostro pianeta e non percepivano il suo movimento, che non percepiamo nemmeno noi, ritenevano che quello che conoscevano potesse essere spiegato benissimo immaginando la Terra ferma e gli astri che le ruotavano attorno. Punto. Poi c'erano tutta una serie di complicati calcoli che Tolomeo e tanti altri scienziati dell'antichità avevano elaborato per spiegare in che misura e in che maniera i vari astri si muovevano senza, tanto per dire, collidere tra loro o per spiegare altri fenomeni dell'universo. Quindi il paradigma di Aristotele e di Tolomeo era l'interpretazione unitaria, la ricomposizione in un'interpretazione unitaria dei dati empirici e dei calcoli matematici necessari per spiegare il mondo così come si lo vedevano. Poi però venne Galilei, il quale con dei calcoli più semplici, attenzione, con dei calcoli più semplici, dimostrò che era molto più logico immaginare che la Terra si muovesse e il Sole fosse fermo. Perché Galilei non è che faceva l'esperienza del moto della Terra. Nel corso del tempo, assieme ad altre osservazioni fatte da lui e da altri dopo di lui, che dimostravano che la Terra non era al centro di tutti i moti dell'universo, perché c'erano altri sistemi con altri centri, tipo tanto per dire Giove e i suoi satelliti, nel corso del tempo l'idea galileiana prese il sopravvento su quella di Aristotele e di Tolomeo, perché il modello interpretativo proposto da Galilei e perfezionato da Newton sembrava essere molto, ma molto più efficace per spiegare tutti i dati a disposizione degli studiosi. Dati che, attenzione, rispetto ai tempi di Aristotele e di Tolomeo erano enormemente accresciuti. Per cui era avvenuto un cambio di paradigma. Essendo cresciute le cognizioni dell'uomo, il vecchio paradigma aristotelico-tolemaico non era più sufficiente, ce n'era bisogno di un altro che spiegasse i dati già noti con quelli nuovi. Lo stesso Galilei, lo stesso Newton a un certo punto furono mandati in soffitta da Einstein con la sua nuova concezione cosmologica. Allora, dice Kuhn, la scienza va avanti per modelli interpretativi, cioè per paradigmi, che altro non sono che la struttura all'interno della quale possono essere ricondotti tutti i dati a nostra disposizione in relazione a un determinato problema, che può essere quello cosmologico, può essere un problema biologico, problema chimico, problema fisico, problema di medicina, persino di storia della filosofia. Perché
Questo è un metodo che è stato adoperato con molto successo per l'interpretazione di Platone, ed è una cosa che è stata fatta qualche anno fa da un grande filosofo italiano recentemente scomparso, forse uno dei più grandi in assoluto dei filosofi italiani e uno dei maggiori intellettuali del Novecento, che è Giovanni Reale, il quale si servì dell'epistemologia di Kuhn per dimostrare che era possibile rileggere il pensiero platonico alla luce di nuove acquisizioni tratte dalle cosiddette dottrine non scritte, che poi è una cosa di cui io vi ho parlato a suo tempo, 2 anni fa, quando insieme facevamo Platone, perché io ho studiato sui testi di Reale. Ebbene, come avviene il passaggio da un paradigma all'altro, tanto per dire da Galilei, da Aristotele a Galilei, da Tolomeo a Newton? Avviene quando i dati si accumulano all'interno di un paradigma tradizionale e questo non è più sufficiente per spiegarli. Il paradigma allora tende così a disgregarsi fino a quando non esplode. Però nel momento in cui il paradigma esplode, è come se i vari dati a disposizione vagassero nello spazio, in attesa di essere ricomposto in una nuova unità, e questa nuova unità è appunto la formazione di un nuovo paradigma. Questo processo avviene mediante delle fasi che nella storia del pensiero scientifico e filosofico Kuhn chiama rivoluzioni. La rivoluzione scientifica di Galilei non è semplicemente la nascita della scienza, ma è la nascita di una nuova scienza che sotto certi aspetti è anche più impegnativo, perché Galilei doveva convincere tutti i dotti dell'epoca che la loro scienza, che pure aveva una validità più che millenaria, doveva cedere il passo a qualcosa di nuovo. E prima di convincere loro, doveva convincere pure se stesso. Per cui, dice Kuhn, la formazione di un nuovo paradigma attraverso una fase rivoluzionaria esige un'intuizione prerazionale. Per cui, tanto per dire, Copernico o Galilei si erano convinti prima ancora di averlo dimostrato che il Sole fosse fermo e la Terra girasse attorno. Anche se pure in questo poi si sono sbagliati, perché anche il Sole si muove, sia pure non attorno alla Terra, ma verso la stella Vega. E questa fase rivoluzionaria in cui lo scienziato intuisce qualcosa di nuovo e tenta di ricomporre i dati a disposizione con quelli che lui stesso ha scoperto e forma un nuovo paradigma, è appunto la fase rivoluzionaria. In questa fase rivoluzionaria ci sono essenzialmente due momenti. Un primo momento all'interno del quale il vecchio paradigma è ancora abbastanza vitale da poter suscitare resistenza nei confronti del nuovo. È il caso di Galilei processato dall'Inquisizione, perché l'Inquisizione, che custodiva la cultura tradizionale, non trovava nelle parole, nelle dottrine, negli insegnamenti, nelle esperienze galileiane dei motivi sufficienti per rifiutare il sapere classico, perché in effetti ancora non c'erano. Poi c'è una seconda fase della rivoluzione scientifica, all'interno della quale il vecchio paradigma viene completamente rottamato, perché il nuovo appare più evidente e quindi si stabilizza la nuova interpretazione dei fatti. Per cui a una fase rivoluzionaria segue una fase normale di storia della scienza, che è la fase all'interno della quale un determinato modello interpretativo della realtà continua ad esistere fino a quando, ammesso che avvenga, nel futuro questo verrà sostituito da altri paradigmi. In conseguenza di ciò, qui l'esperienza empirica conta molto, ma molto relativamente, non verifica né smentisce alcunché, ma riceve significato da un modello interpretativo che le viene imposto da fuori. Tanto che i vari paradigmi tra di loro sono incommensurabili, cioè non possono essere paragonati. Non è che Galilei è più bravo di Aristotele perché ha trovato una nuova verifica che Aristotele non aveva trovato, o semplicemente ha falsificato il suo modello, come avrebbe detto Popper. È semplicemente che in epoche diverse, con dati diversi, ci sono strutture concettuali e interpretative differenti che quindi non possono essere paragonate perché diversi sono i dati che esse vanno ad incasellare e a riunificare. La teoria di Popper è stata oggetto di diverse contestazioni da parte degli altri autori, di cui vi parlerò la prossima volta, cioè Lakatos e lo stesso Popper. La teoria di Kuhn, chiedo scusa, è stata oggetto di diverse contestazioni da parte di Lakatos e di Popper, però a noi questo non interessa, neanche a voi deve interessare. Quello che è giusto che voi conosciate è l'idea che ho enunciato all'inizio. La scienza va avanti per paradigmi che interpretano i dati disponibili in ogni epoca e che vengono sostituiti da dei fenomeni particolari che si chiamano rivoluzioni scientifiche.